Quale mastice tiene insieme queste pietre? Ancora oggi, dopo 1000 anni, lo sento nelle mie ossa fatte di ciottoli e mattoni, tra le rue e le quintane e qua e là tra i merli delle torri. Sento questa forza che mi pervade e d'un tratto li rivedo. Donne, uomini, chini sul greto del torrente Cervo, raccolgono ciottoli e con fatica mi costruiscono. Ognuno di questi sassi sarà presto parte di me. È una malta invisibile quella che mi ancora a questa terra, eppure è potente. È fatta di sogni, di lavoro, di fierezza contadina. Sono forti e determinate le genti di Candelo che tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo mi hanno voluto per difendere e conservare i loro beni dagli attacchi degli eserciti e da quelli degli elementi. Ogni parte di me è nata per questo. Le mura possenti che mi circondano sono braccia serrate e scudi contro i nemici. Le mie torri, occhi vigili puntati sugli invasori. Il ponte levatoio, una chiusa bocca che si apre in un sorriso solo per gli amici. La mia vera natura è contadina. Amo l'oro biondo dei cereali e non il ferro scuro dei cannoni. Il vino che stilla dalle botti mi è gradito 1000 volte più del sangue dei morti in battaglia e quantunque mi scambino per un castello, sono nato per essere ricetto, rifugio per i prodotti della terra che abbraccio e proteggo con i miei tetti spioventi e con le lobbie che tengo al sicuro nelle cantine e nei solai. Nelle mie cantine non custodisco macchine da guerra, ma la sapienza antica dei vignaioli che qui, per secoli, hanno stillato il prezioso nettare di Bacco. Ecco, l'immenso torchio attorno al quale lavoravano fino a 5 uomini. Ricordo quando portarono la quercia da cui ricavare il trave. Era una pianta di 100 anni, ferita ma ancora maestosa, e per raccoglierla fu necessario crollare il muro della cantina che ancora oggi la conserva. Vi chiederete come ho fatto a vivere tutti questi secoli senza sgretolarmi sotto i colpi inferti dal tempo. Tutto intorno, i miei fratelli, ricetti come me, morivano lentamente, distrutti, mutati in altro o semplicemente dimenticati. Ma io no. Io porto con orgoglio i miei 1000 anni perché la comunità che mi ha creato mi ama e mi difende come allora, come quando il potente Sebastiano Ferrero cercò di impossessarsi di me. Era il 1499 quando Sebastiano ottenne dai feudatari Fontana una parte dei diritti su Candelo. Per dare a tutti un segno tangibile del suo potere, costui fece erigere il Palazzo del Principe. Ma la risposta dei candelesi al tentativo del Ferrero di imporre nuovi balzelli fu la ribellione a suon di carte bollate. La causa fu lunga e si giunse di fronte al Consiglio Ducale, dove vari arbitri della controversia esaminarono i documenti vergati dalle parti. Ed infine fu il mio trionfo. La vittoria dei candelesi. Essi dimostrarono di avere acquistato il terreno su cui sorgo e di avermi edificato a proprie spese. Ho vissuto tanti mutamenti in questi anni.
Sono stato ferito dagli assedi spagnoli, francesi, ma sempre la comunità dei Candelesi ha trovato la forza per ripararmi e riportarmi in vita. Vedo il gioco di pietra e mattoni, segno del succedersi delle epoche, e vedo il comune, grande fabbricato neoclassico disegnato da Nicola Tarino, nel quale ferve la vita politica. E vedo, in lontananza, il tavolato verde della Baraggia, alleata fedele che alle genti di Candelo ha sempre offerto legna da ardere, pali per le viti, pascoli e poi selvaggina, castagne, frutti. La vedo e medito che oggi è preziosa come allora, perché in un mondo che ha obliato la fatica dell'agricoltura, essa giace, salda, muta custode delle nostre radici. Talvolta mi piace immaginare di lasciare per un istante il mio sito di pietra e di raggiungerla attraverso sentieri, campi e prati fino al cuore del bosco, laggiù dove si perde il mistero di Isangarda. Isangarda, recinto sacro eretto dai Celto-Liguri e trasformato poi in luogo fortificato a guardia del trivio di strade che porta alla pianura. E molti hanno cercato tra le radici degli alberi e le antiche rocce il luogo esatto in cui sorgevi, ma il tuo mistero resta intatto, chiuso nelle pieghe del tempo. Ma oggi è un altro tempo e le vie di Candelo sono diventate percorsi di cultura e storia. Ecco, le campane delle chiese annunciano la messa della sera e la sagoma di Santa Maria che si disegna sui tetti mi porta alla mente altre immagini. È bella e fiera questa chiesa di campagna, all'esterno così semplice e spoglia, ma che racchiude piccoli tesori d'arte. È come gli uomini di Candelo che l'hanno creata, duri e decisi, ma con l'animo fervido di spiritualità. San Lorenzo, San Pietro, Santa Croce, Santissimi Grato e Giacomo. In tutte le chiese del paese ci sono quadri, affreschi, statue, espressione della devozione degli artisti come del sacrificio dei paesani per i quali lo spirito pervade la materia e il sacro è parte della vita quotidiana. Manifestazione di una cultura che affondava le radici nella terra guardando con reverenza al cielo. Sono gli affreschi dei Debosis, oggi raccolti nell'itinerario dedicato alla preghiera dipinta. Essi raccontano la storia di una comunità che guardava alla Madonna e che a lei si rivolgeva in preghiera in occasione di guerre, epidemie, carestie. Oggi, tra le mie mura, non si torchia più l'uva e un moderno museo racconta la storia del mio unico Signore. Il vino. Il centro documentazione ricetti raccoglie i dati di tutti i ricetti del Biellese e del Piemonte e di più ancora verso l'Europa. Il Museo del Paesaggio e della Civiltà della Vitivinicoltura parla dell'origine della Baraggia e dell'economia contadina ad essa collegata. E nuove destinazioni d'uso han portato e porteranno da me enoteche, ristoranti, manifestazioni di musica, arte, cultura, Candelo in fiore, vini incontro, settembre al ricetto, il maggio musicale. Molte cose sono cambiate a Candelo in questi 1000 anni, eppure sembra che in me il tempo si sia fermato. Le mie rue hanno visto marciare soldati e contadini. Oggi queste torri indomite sono testimoni di un tempo che non è più, ma che pur vive tra gli itinerari dentro e fuori le mura, lungo la via di Lizza con la torre osservatorio, il cammino di Ronda, fino a giungere ancora in Piazza Castello. Sono stato il custode della fatica, il forziere per i frutti del lavoro. Io sono testimone del tempo, il guardiano di questa comunità. Ero terra e mi sono fatto paese. Sono
il ricetto di Candelo.